Castellammare è una terra ricca di doni, mare, monti, un territorio fertile, abitato dai romani, ma è un territorio, ahimè, da molti anni, povero di politiche. Ero ancora a Capri, mi è comparso questo pop-up sul telefono e c'era questo appello di Don Luigi che fino allora non conoscevo. Beh, io non so come ci siamo riusciti. Alcuni volontari, il parroco, hanno deciso di finanziare, ma prima ancora di progettare, di investire con la ragione, con la speranza, il progetto della cucina solidale. E attraverso l'appello di Don Luigi noi ci siamo prestati, come si dice a queste parti, ci siamo messi a disposizione. Sono 207-210 persone che sono in fila per fare il servizio domenicale. Uè, dottor, sono a disposizione. Questo. Attraverso la cucina solidale noi vogliamo promuovere dei corsi di formazione professionale per ragazzi che hanno lasciato la scuola e contemporaneamente utilizzare questa loro formazione per aprire ogni giorno questo posto a chi ha bisogno di sedersi in compagnia per mangiare. Per essere parte di una comunità dobbiamo essere attivi. Siamo arrivati qui e abbiamo trovato una famiglia. Don Luigi ci fa sentire a casa. Eh sì, nel periodo della pandemia, dove veramente le persone si sono chiuse, è stata questa potenza di amore, no? E di andare incontro all'altro. Dove tutti avevano paura, invece lui si è tuffato nel Covid. Proprio come un papà spirituale, che mi dà tanta gioia. La mia vita da prete è una gioia profonda, perché ti rendi conto che poi, nonostante i tuoi limiti, e i miei sono tanti, diventi un punto di riferimento credibile. È buono con tutti e ascolta soprattutto tutti. Faccio solo entrate, uscite e provvidenze. Ho avuto come dire una carriera di cronaca nera, brutta, nei carceri, vabbè, indescrivibile la situazione dei carceri. E venendo qua, Don Luigi, diciamo, mi riesce a incanalare con le cose giuste. Tutti quanti noi abbiamo bisogno d'aiuto. Solo insieme si fanno queste cose. Puoi sostenere Don Luigi e altri 33.000 sacerdoti che ogni giorno dedicano il loro tempo a chi ha bisogno, anche a te. Scopri come su unitinildono.it.